Ma ciao a tutti! A volte gli esseri più pericolosi sono anche i più piccoli, quelli che non possiamo vedere ma che possono farci patire le pene dell'inferno. Vale anche per il mondo animale, ovviamente. Anche quelli più grossi non scherzano, eh. Insomma, essere schiacciati da un elefante non deve essere di sicuro una bellissima sensazione. Se però siete tra quelli che hanno paura di svegliarsi con punture di ragni o zanzare mortali dappertutto, allora dovete assolutamente guardare questo video per capire quanto pericoloso possa essere questo pianeta. Andremo a vedere gli insetti più pericolosi mai visti. Prima però vi chiedo di fare un bel giretto sul mio canale Telegram di sconti per trovare ogni giorno nuove offerte da Amazon e tanti altri siti web per risparmiare qualcosa e arrivare a fine mese almeno con quei 5 euro in più per comprarvi, che ne so, un po' di focacce da portare a scuola. E partiamo! PS, tranquilli, non ci saranno ragni, credo. Ok, scherzo, ci sono sempre i ragni, ormai dovreste saperlo. Paraponera clavata. Viene chiamata spesso formica proiettile per il tipo di morso che possiede, assolutamente letale e potente come una pallottola. Non ci credete? Vorrei dirvi di provare per credere, ma ve lo sconsiglio. Meglio leggere cosa c'è scritto sull'internet fatato. È lunga dai 18 ai 30 mm, il suo habitat è nelle zone umide della foresta pluviale che si estende dal Nicaragua fino all'Honduras e al Paraguay, quindi qua in teoria non dovremmo trovarcela di fronte. In alcuni paesi le sono stati dati nomi apposta in base alla pericolosità, specialmente del suo morso. In Venezuela, per esempio, è conosciuta come la formica delle 24 ore. Questo perché il dolore dopo il morso dura quasi 24 ore di sofferenza. Le prime 5 ore addirittura è impossibile fare movimenti. E si perde la cognizione del tempo e dello spazio sperando solo che finisca tutto quanto. Una volta passate queste prime ore finalmente si può prendere un po' di fiato, ma nei giorni successivi bisogna per forza rimanere ricoverati o comunque riposare il più possibile. Ovviamente un solo morso non basta a uccidere un essere umano, ma 30 punture dovrebbero essere sufficienti. E sappiamo benissimo come vivono le formiche in gruppo. Estridi. Le specie appartenenti a questa famiglia sono nocive per i vostri animali domestici e anche tanto. Possono vivere anche sotto la vostra pelle. E senza che ve ne accorgiate possono depositare delle larve, che rimangono lì per 60 giorni. Da lì ovviamente comincerete a capire che qualcosa non va in quel punto del vostro corpo. E stavolta non è solo la pubertà. Possono così creare seri problemi anche agli esseri umani per questa cosa. Non uccidono, ma diciamo che non è una bellissima cosa ritrovarsi piccoli fastidiosi insetti sotto pelle. Si trovano per lo più nelle foreste amazzoniche, che avrete capito ormai che contengono dei mostri innominabili. Solenopsis invicta. Sembra quasi il nome di un'arma incredibile dei Power Rangers che guardavo ogni mattina volentieri molti anni fa. Ma parlando di insetti vi dico subito di stare lontani da queste formiche. Per quanto siano piccole ormai avrete capito che le bestie del demonio di questa classifica possono farvi molto male. Ha un colore rossastro e generalmente rientra nella media con una lunghezza di 6 mm massima. Il problema è il pungiglione che infligge un dolore simile a quello di un fiammifero acceso sulla pelle. È originaria del Brasile, ma possiamo trovarla sia in Europa che in Asia. Vivono generalmente sottoterra, in colonie che sono formate anche da 250.000 esemplari. Secondo le statistiche ufficiali, circa 25.000 persone ogni anno nel mondo cercano cure per le punture della formica di fuoco. Ad oggi esistono documentazioni riguardo circa 80 casi di attacchi letali dovuti a shock anafilattico. Pulci. Sicuramente sono molto presenti sia negli umani che negli animali, ma non per questo sono tutti innocui, alcuni sono letali. Succhiano il sangue e fanno tanto, tanto male. Ma le dimensioni e il fatto che possano riprodursi a velocità stratosferica li rende insetti da evitare a tutti i costi. A volte sono necessarie cure mediche veloci per non peggiorare la situazione sulla parte di pelle morsa. Una femmina di pulce succhia sangue può benissimo deporre 2000 uova in un ciclo di vita di 3 mesi. Se quindi pensate di avere qualche pulce in testa, levatevela subito, perché potrebbe anche diventare il vostro peggior incubo e rischiate di ritrovarvi tanti piccoletti in testa in cerca di sangue. Anofele. Sono loro la causa della malaria e di tante altre epidemie. Forse i più letali e velenosi insetti del mondo sono le anofele, più famose come zanzare della malaria. Ancora oggi la malaria è una cosa pericolosissima e si manifesta con febbre molto alta sopra i 40, brividi improvvisi e poi sudorazione molto forte, ripetuta a cicli piuttosto veloci.
Ad ogni modo, se trattata opportunamente e per tempo, può essere debellata. Nonostante le tecnologie si siano evolute, ancora oggi non è stato trovato un vaccino in grado di guarire. Le anofele abbondano nelle zone temperate e calde, in particolare in quelle tropicali. A differenza delle altre zanzare, non presentano particolari rigonfiamenti, hanno un corpo quindi abbastanza rettilineo. Diatomine. Detto anche insetto del bacio, ma non perché dia baci appassionati e amorosi, può succhiare via il sangue sia ad animali che esseri umani. Non fa distinzioni, fa fuori tutto e tutti. Sembra adorino mordere le labbra delle persone durante il sonno. Possono provocare una bruttissima malattia chiamata malattia di Chagas, i cui sintomi cambiano nel corso dell'infezione. Nella fase iniziale si ha una leggera febbre, mal di testa e gonfiore nella zona punta. Dopo un paio di settimane si manifestano altri problemi più gravi, con febbre altissima. Ma di solito si riesce a sopravvivere, perché la particolarità di questa puntura è che dopo 20-30 anni può tornare a manifestare la malattia. Ci si sentirà sempre stanchi e sopraffatti da tutto. Sì, come i giovani di oggi. Non esistono vaccini, ma se si agisce in tempo si può evitare una brutta fine. E pausa quiz. Questa volta senza alcuna risposta. Mostrerò solo una combinazione di immagini. A quale film si riferisce queste due cose? Scriverò un commento in primo piano con scritto quiz se volete rispondere. Se siete ancora sedurati, continuiamo. Mosca Tse-Tse. L'avrete sentita nominare tantissime volte, ma non da me, quindi ascoltate bene il motivo per cui è meglio non avvicinarsi minimamente, cioè la malattia del sonno. Con la puntura può trasmettere un parassita che nel primo stadio o della durata di alcuni mesi si diffonde nei linfonodi del collo e si ha febbre intermittente, ingrossamento delle ghiandole del collo, del fegato e della milza. Se non si viene curati subito, si passa al secondo stadio. Il parassita si diffonde nel cervello, dove inizia a distruggere grandi quantità di cellule. Da lì il sonno si fa sempre più pesante, addirittura si arriva al coma. Come per la malaria, è possibile farsi curare solo se si è nel primo stadio. Nel secondo è difficilissimo sopravvivere, e molti sono i casi accertati di morte. Davvero orribile finire in coma e non svegliarsi mai più. Quindi controllate bene di non avere mosche e zezze vicine. Questo mondo è fin troppo pericoloso per i miei gusti. Formiche Siafu. Se vi chiedessi chi sono i predatori più letali dell'Africa, cosa rispondereste? Sicuramente non pensereste mai alle formiche, vero? Beh, invece è proprio così. Eccovi le formiche Siafu, in grado di uccidere anche 1 milione di prede in un solo giorno. Si muovono in colonie di 20 milioni di individui. Si dice che anche gli elefanti fuggano nel vederle. Ed è questo uno dei motivi per cui non ci sono elefanti in Tanzania. Misurano fino a 0,5 centimetro di lunghezza, mentre le formiche soldato possono arrivare a quasi il triplo. La regina delle loro colonie è considerata la formica regina più grande mai vista, con ben 5 centimetri o più di lunghezza. Si nutrono letteralmente di ogni animale che incontrano sulla loro strada, arrivando a uccidere fino a 100.000 prede in un unico assedio. Sono totalmente cieche e si muovono utilizzando tatto, udito e segnali chimici. Ogni luogo in cui passano la vita smette di esistere. Possono anche entrare nelle case e divorare tutto il cibo che trovano, perfino i cani e i gatti, se restano intrappolati al loro interno. Quando vi assalgono potreste anche non sentirlo, sembra pungano tutte nello stesso momento con un unico segnale. Di solito si muore per asfissia. Prima di concludere la risposta al quiz era Up, un film d'animazione a mio parere stupendo. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Calabrone gigante giapponese. E prima di tutto, questa immagine è un'immagine fake. Anzi, l'insetto che ha in mano quest'uomo è fake, è solo un modellino, ma ne rappresenta uno che invece esiste davvero, ma di qualche taglia più piccolo. Il calabrone gigante giapponese è il più grande del mondo, può anche superare i 5 cm di lunghezza. La sua puntura potrebbe essere molto pericolosa. Secondo Masat Naono, un entomologo dell'università di Tamagawa, quando punge sembra quasi di avere un chiodo ficcato da qualche parte. La pericolosità si manifesta solo in alcuni casi, quando le dosi del veleno iniettato con la puntura sono molto elevate. È lo stesso veleno delle api o delle vespe comuni, quindi risulta pericoloso e letale solo in persone allergiche. In Giappone causa dai 20 ai 40 decessi, quindi è assolutamente consigliabile starci più lontani possibile.
Con questo concludiamo, ma adesso non puoi nemmeno chiudere occhio che qualche insetto malefico vuole farti passare le pene dell'inferno. Beh, almeno sapete dove abitano e come evitarli. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.